E in fondo ringrazio anche chi ha votato a favore della mia decadenza, sia pure adducendo motivazioni diverse, perché mi dà l'opportunità di fare una riflessione quanto mai necessaria in questa fase delicata della storia del nostro Paese. C'è chi lo ha fatto, come il Movimento 5 Stelle, per rispetto, dicono, della legalità, in ossequio ad una visione in cui la legge è un ente estraneo alle cose del mondo, che va applicata sempre in un senso, senza tenere conto dei fatti specifici di ogni vicenda. Visto che è passata da poco la Pasqua, è una posizione che ricorda, mi sia concesso il paragone, le parole con cui il gran sacerdote del Tempio, Caifa, chiedeva la morte di Cristo. Così dice la legge. E c'è poi la singolare posizione di chi, pur riconoscendo che sul mio caso sussistano molte ombre, ha detto che avrebbe votato per la mia decadenza per opportunità. Un atteggiamento che, restando al processo a Cristo, lo dico con tutto il rispetto e la simpatia, ricorda Pilato. Un comportamento che, purtroppo, è alla base delle molte ingiustizie che la storia dell'umanità ha consumato.